Cari concittadini, buongiorno. Intervengo per formulare degli auguri in prossimità del Santo Natale e per la fine di questo anno 2020 che ci sta per lasciare, con l'augurio che il 2021 possa essere migliore. Ci rendiamo conto che questo augurio per questo Santo Natale è molto diverso rispetto agli altri, poiché abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento assai difficile, dovuto alla nota pandemia che ha creato non pochi sconquassi, ma non solo nella nostra Paceco, ma direi in tutto il mondo. Noi abbiamo il dovere di essere qua e sperare. Io devo formulare dei ringraziamenti al popolo di Paceco, che è stato sempre molto attento rispetto all'osservanza di quelli che sono stati i principi normativi che sono stati introdotti dal nostro legislatore nazionale, ma anche regionale, e devo dire che sono stati molto importanti coloro i quali hanno vigilato sull'osservanza di queste normative. Però questo, vedete, è qualcosa di necessario. È necessario perché il morbo non è stato ancora sconfitto. Abbiamo la necessità di compiere l'ultimo stadio. Noi abbiamo fatto molto, però se non facciamo il resto rischiamo di perdere tutto quanto. Quindi è necessario utilizzare le risorse di cui disponiamo, le energie, per dare finalmente, per mettere la parola fine a questa endemica pandemia. Voglio dire che la nostra comunità di Paceco, in questo momento particolare, ha trovato un ulteriore momento di tristezza poiché ci ha lasciati nelle scorse ore il nostro sindaco Pio Novara, che è stato chiamato altrove, che ha cessato la sua vita terrena dopo una brevissima malattia. È una grossa perdita. Noi siamo stati molto grati a lui come sindaco e come uomo per tutto quello che ci ha lasciati, che ci ha donato e che materialmente chiamo tutti quanti a farne tesoro. In questo momento di tristezza qualcuno si chiede perché un augurio di buon Natale. È un Natale sui generis, un Natale che ci hanno consegnato in questa maniera le vicende planetarie da cui siamo stati chiamati, da cui siamo stati afflitti. Io voglio sperare che il prossimo anno possa cancellare preoccupazioni, dubbi, incertezze e che possa essere un 2021 di speranza. Con questo augurio io formulo a voi l'invito ad essere attenti, a non sprecare quelle che sono le precauzioni da adottare e ad essere ossequiosi e rispettosi come sempre. Io vi ringrazio e vi auguro un Natale che possa essere il più sereno possibile. Grazie ancora.